Noi che si lavora non abbiamo diritti. Non ci difende nessuno. Mettiamo queste telecamere, tanto li mettiamo da tutte le parti, scusi. Tre spaccate nel giro di poche notti ad altrettanti negozi, il caffè Jovita di via Tagliamento, la pizzeria Pizza Quadra di via Libero Grazia e la tabaccheria Pecoraro di via Ciliani e ancora furti in abitazione e spaccate alle auto in sosta pressoché quotidiane. I commercianti e i residenti della zona tra i Ciliani e la Chiesa Nuova chiedono più sicurezza per i colpi in serie messi in atto da ladri che usano i tombini per infrangere le vetrate dei negozi e a volte agiscono in gruppo, come nel caso della tabaccheria Pecoraro, quando hanno tentato di colpire anche le attività vicine. La mattina ho trovato la porta, non sono entrati, ma ho trovato la porta tutta forzata. E poi niente, so che da loro sono entrati, hanno spaccato le telecamere in alimentaria. In via Tirso, dove abito ieri sera, un appartamento a piano terra, la signora ha trovato la cassaforte tutta, l'hanno tagliato il muro, non lo so, cioè non si vive più. Io già da 2 anni fa, allora 3 anni fa, 2 volte in 10 giorni sono entrati qui, ho fatto la denuncia, non è successo nulla, la polizia non ha potuto fare niente. L'anno dopo un'altra volta, cioè, non si vive più, lavoriamo per loro. Anche i residenti di via Libero Grassi segnalano un'escalation di degrado e microcriminalità. Di degrado completo. Non ti puoi rigirare da punte parti e la sera io esco con la canina e la droga fa paura. Ogni 3x2 le macchine, i vetri. Ai miei figli 3 volte gli hanno spaccato il vetro e le costasi 1.000 euro a vetro. Insomma. L'altra sera entrarono lì dentro, spaccarono qui vetro lì. E in un anno, questa è già la terza volta, e detto proprio papale, le prime 2 volte solo con scasso e furto di un po' di spiccioli e qualche altra cosa. E questa volta invece la spaccata vera e propria con un tombino della strada e portato via il registratore di asse. Con lei abita qui a Chiesa Nuova, ma anche un'attività in centro, un bar, che cosa le è successo? Il 3 di dicembre ci hanno spaccato con un tombino, si presume, perché avevano uno zainetto e sono andati di schiena. Non è la prima volta. Vengano prese di mira le zone o d'inverno porta più a fare queste cose qui, non lo so. Per dirne un'altra, ieri mattina sono entrati nella macchina del mio babbo. Il fatto sta che non c'è tranquillità e non c'è serenità ultimamente, sia qui che in centro.